tre giocatori molto forti davanti a Paolo Lopez, Carlos Espina. Imprevedibile comunque nello svolgimento e spesso a due facce quando difende attacco. Arriva la Roma in campo, rientrato parzialmente il... un calciatore che ha fatto molto, molto bene, che è Borja Mayoral. Sta arrivando la Juventus, pronto a fischiare Orsato, sarà la Roma a dare il primo giro a questo... e recuperare delle gerarchie servirà, perché la Roma tra l'altro varia, ruota in ogni posizione a partire dai centrali, i mediani, anche 4 assist. Per quanto riguarda la Roma invece, meno rotazioni. Fortunato, il 3-4-1-2, sono giovani terribili in difesa. Tu ancora Mkhitaryan, di nuovo Spinazzola, ex della partita. A sinistra, quindi Mkhitaryan e Cristante quasi sulla stessa linea. Mancini, tocca per Ibañez con spazio liberato. Erano tre giocatori della Roma andare a chiudere in area di rigore. Subito la Roma forte nella rete. Non controlla Rabiot, Danilo e Szczęsny. Con personalità l'avvio della squadra di Paolo Fonseca. Juventus, con un gol in più di Ronaldo. Eh sì, perché Ronaldo si è un po' fermato, ha fatto... Ya, ricorderai anche, lo aveva fatto con la Lazio. Che non è arrivata al 19. Vinto gli altri, quindi da sinistra a destra, di nuovo a sinistra con la palla tra le linee. Passa. Tocco di Mancini, rimasto in attacco dopo il corner. Che si difende e ha bisogno dell'esperienza nella chiusura dei suoi totem. Eh sì, perché prima l'ha fatto Alessandro due volte, adesso Chiellini. Comunque si riparte da punizione a questo punto a metà campo, perché è lì offside. Infatti Cristante... Giro palla con Kumbulla, poi Villar preso... Dolce, la prima ripartenza di personalità, di forza. Adesso in area di rigore, la mette al centro per Morata, al limite per Ronaldo. Ronaldo col sinistro, pesca l'angolino, trova il gol, torna a segnare, CR7 al 13esimo, passa la Juve con Cristiano Ronaldo. In effetti era in calo, aveva fatto pochi gol quest'anno, da fermo. Ricky non ha neanche caricato, l'ha stoppata con la suola, credo. Quei difensori vicino al portiere, non vuole subire quel taglio. Spesso, mentre Cristante va a cercare lungo Karstorp, grande palla, discreto controllo, ma c'è del 3 della Juve, i tre giovani, ma il grande futuro che invece ha con Alessandro, arriva prima Alessandro, fallo e calcio di punizione in favorata che sbilancia Ibañez, troppo fisico, finisce giù il centrale della Roma, calcio di punizione, dicevo per concludere, Mkhitaryan dentro per l'inserimento di Borja Mayoral, disorientato, che prova ad andare da solo, poi pallone limite per Cristante! Che prova a festeggiare la fascia di capitano allo stadio con un super gol, ci va vicino. Va a servire il portoghese, la palla gli arriva, la controlla, destro! Traversa in riga, la palla non è entrata, dice Orsato. Si gioca, c'è stata deviazione, poi Alessandro. La palla oggi è contenta. Sì, 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 sì. Trattata tu. Incontro Karsdorp, primo palo Mkhitaryan, la palla arriva sul secondo, rischiato addirittura l'autogol, ma l'ultimo a toccare è un giocatore della Roma, dice Orsato, è centrale centrale, no? Può giocare dappertutto, sì, sembra che la posizione migliore. Ronaldo dall'anticipo di Mancini, poi in qualche modo Villar dentro per Borja, arriva pure Morata che trova Chiesa in fuorigioco, ha comunque calciato molto lontano dalla porta di Paolo Lopez. Bandierina, va il francese, dentro l'area, anticipato Szczęsny, addirittura da Ronaldo se ho visto bene, poi pallone per Mancini che lotta contro in 17 presenze della Juve, qui Borja Mayoral, allarga per Spinazzola, incontro Veretù, si allunga Cristante, Ibañez non va da Alessandro che sceglie Morata, smorza per Rabiot, buon inserimento di Rabiot, fallo di Mancini e giallo inevitabile. Sì, la Juventus si stringe, porta la Roma veramente... Spinazzola punta Chiesa, lo fa sedere, passa, poi Chiesa torna, ma alla fine chiude in calcio d'angolo. Chiesa chiede un ultimo tocco, ma che può spingere, naturalmente lo fa sempre da quella parte con Mkhitaryan, che avrebbe fatto veramente un'altra carriera. E già l'ha fatta. Lo fa anche stavolta, andando sul secondo palo. C'è una torre di Mancini che chiede poi una deviazione di Chiellini, non concessa stavolta. The ball spinning through for Ronaldo, Alexandro's arriving around the back of Karsdorp. Looking to find an equalizer against the reigning champion. Forced all the way back here. All over the top of Kumbulla. And Ronaldo will hit it early. And Paolo Lopez able to turn to his defenders. He's come and spun on his defender. He's playing on the left hand side. A touch from Mkhitaryan here. Spinazzola. Goal or possibly a penalty, but.
who's impressed in this first half. Villar. Tutto tempo di Juve-Roma, si riparte dall'1-0, firmato al dodicesimo da Cristiano Ronaldo. Rabiot, Juve in campo con Scesni. Probabilmente Borja Mayoral, no? Non altri giocatori che sanno fare o la punta giunta. Carlos attacca l'area di rigore, se l'allunga, prova a rinvenire Alessandro, molto bene il brasiliano che chiude in calcio d'angolo. Abbiamo visto delle grandissime giocate, quando parlo di cuore, parlo del cuore di Chiesa. Arriva la palla dentro sul secondo palo, toccata dal Gino. Che cercano sempre. Arthur. Arthur che gliela porta via, chiedeva un fallo di McKenny. Brian McKenny, vanno a scaldarsi anche giocatori della Juve, Kulusevski, Quadrado e De Ligt. Abbastanza netto, c'era più di un metro. Addirittura Bonucci a destra con Danilo che fa il centrale. Sale Bonucci, si appoggia a Chiesa. Dentro la metà campo avversaria da Morata, uno contro uno, a un certo punto quando vai a pressare addirittura sei feroce. Fin match. La palla dietro la linea la per l'arrivo di Villar. Che giocata. C'è stata la ripartenza ed ecco fuori gioco, prendiamo solito mezzo piede di centimetri e qua Morata ha concluso, sembrava Rabiot. Quella che è il quinto enorme, non va Mkhitaryan al limite, grande palla per Villar che è quasi zona tiro, può creare per Borja Mayoral, cercato dentro Mkhitaryan, buona azione della Roma, sta uno contro uno con Rabiot che non ha il passo per tenerlo. Vediamo per la Roma, triplo cambio, c'è il cambio di Danilo e anche di Alessandro con lo spostamento di Danilo. Di Danilo nel cadere sul pallone. Perché Mkhitaryan che sembra tocco largo per Spinazzola, Chiesa è ancora giù, Spinazzola punta a due uomini, non passa, poi Danilo ricomincia da Quadrado. Corto ancora. Poi Bonucci ancora Szczęsny. Sempre colazione che comincia da dietro, come ti dicevo, giro palla dentro, la palla interessante per Kulusevski che la mette dentro e propizia l'autogol del 2-0 Dejan Kulusevski. La palla in porta ce l'ha messa credo Roger Ibáñez, 2-0 per la Juve. Ce l'ha messa Ibáñez, l'avrebbe fatto Ronaldo, ma la giocata della Juventus è di grande qualità, coi tempi giusti, girando palla. E sempre colazione che comincia. Kumbulla cambia gioco per Mancini. Interessante per Kulusevski che la mette dentro. Milano, è propizio. Per... che è cominciata con l'ultima partita dello scorso anno. Che la... ripeto, dentro un campionato dove in questo momento la Roma supera. Poi Kulusevski, Alessandro. Passa per Rabiot. La vuole Quadrado, Bonucci. Per il momento. And here we are at one of the great venues.